Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati anche oggi nel mio laboratorio. Bene, sì, oggi faremo la prova della saldatrice ad inverter da 120A della Parkside che costa 89 euro alla Lidl in vendita dal 29 aprile del 2019. Io ho già quella da 80A, sto provando a costruire un separé in metallo e legno con la saldatrice da 80A, è uscita questa praticamente ieri perché oggi è martedì 30 aprile. E voglio testarla, voglio vedere se con questa io riesco a ottenere risultati migliori. Mia nonna è più brava di te a saldare. Sì, non so saldare, quindi ho bisogno di un aiuto. Se non riesco a ottenere dei buoni risultati, probabilmente una saldatrice migliore mi aiuterà nella riuscita di queste saldature. Quindi non resta che aprire la confezione, fare due prove, vedere come vengono questi cordoni di saldatura e se mi riesce faccio pure un confronto con quella da 80A, vediamo che differenze ci sono. Quindi apriamo subito la confezione e testiamola. Vediamo anche l'etichetta di questa saldatrice ad inverter, quindi ha un'innovativa tecnologia ad inverter per saldare meglio rispetto agli apparecchi convenzionali, disgiunge e giunge omogeneamente acciaio inox, metallo zingato e ghisa, ha un peso contenuto da soli 3,2 kg, quindi è facile da trasportare. È adatta per una saldatura d'arco regolabile elettronicamente in modo uniforme, ha un'alta tolleranza in caso di spostamenti e l'arco rimane più stabile a lungo. Ha una protezione del sovraccarico grazie al sensore termico con spia di controllo. Il cavo per la saldatura è lungo 2 metri con un supporto per gli elettrodi e che va da un diametro da 1,6 a 2,5 mm. Il cavo di massa è lungo 2 metri e ha dei robusti morsetti in dotazione. La custodia in metallo è verniciata a polvere con tracolla appunto regolabile per il trasporto. Una ventola integrata, l'interruttore on off con una spia che ci dà conferma del funzionamento. È adatto a tutti i comuni elettrodi per acciaio inox, ghisa e basici. La corrente di lavoro è compresa tra 10 e 120A. In dotazione ha 5 elettrodi da saldatura, 2 da 1,6, 2 da 2 mm e 1 da 2,5 mm. Poi c'è una maschera da assemblare, la spazzola per pulire le scorie, il martellino ed una prolunga di 2 metri. La lunghezza del cavo di collegamento è 2 metri. Poi infine ci raccomandano di osservare le istruzioni, quindi leggere il manuale d'uso in dotazione. Questo utensile, come tutti gli altri della Parkside, ha una garanzia di 3 anni. Va bene, apriamo quindi la confezione e vediamo il contenuto. All'interno c'è il manuale di istruzioni, gli elettrodi di diverse misure, la tracolla, la pinza per gli elettrodi, una prolunga di 2 metri, il cavo con il morsetto, la maschera da assemblare, la spazzola che fa anche da martello per togliere le scorie ed il vetrino contenuto all'interno di questa scatola. Questa è la saldatrice ad inverter. Veramente molto piccola e compatta, traballa leggermente. Il montaggio di questa mascherina è semplicissimo, basterà semplicemente incastrare questa impugnatura nella parte interna, così far fuoriuscire da questa parte sagomata queste due sporgenze, così è bloccata. Dopodiché inserire il vetrino e posizionarlo qua. Io però utilizzerò la maschera automatica sempre della Parkside, anche questa l'ho già recensita e di questa vi lascerò il link in descrizione. Da un primo confronto estetico, quella da 80A e quella da 120 sono quasi identiche, cambia davvero pochissimo. Cambia leggermente il colore, ovviamente i dati di targa, poi come dimensioni sono uguali, quindi esteticamente abbiamo davvero quasi lo stesso utensile con caratteristiche diverse. Il tasto è posizionato in un punto diverso. Va bene, al momento rimuovo la saldatrice da 80A. Per assemblarla dobbiamo collegare i cavi, ovviamente il rosso che indica il positivo va collegato sul rosso,
contrassegnato da un più, quindi positivo, si inserisce e si ruota leggermente, così è fissato. Lo stesso faremo con il negativo, collegandolo sul nero. Ok. Allora, fatti tutti i collegamenti, non resta altro che collegare l'alimentazione elettrica. Inserisco nella prolunga in dotazione, dopodiché l'accendo. Allora. Ha una ventola abbastanza potente e rumorosa rispetto all'altra, con un elettrodo da 2 mm della Tewin. Vi lascerò anche il link in descrizione di questi per poterli comprare. Farò la prova a fare un cordone di saldatura su questo pezzo di metallo. A 80 ampere, vediamo come va. Metto un nuovo elettrodo. Ottanta risulta troppo. È passato quasi dall'altra parte del metallo. Vedevo il metallo che si scioglieva. È molto piatto. Adesso quindi lo riporto a 60 ampere e provo a saldare due pezzi di metallo. Questo è il metallo da 3,5 mm. Allora, questa è la saldatura che sono riuscito ad ottenere. Non è il massimo, purtroppo ancora non sono in grado, però per un principiante della saldatura forse potrei accontentarmi. Adesso proverò a saldare questi due pezzi da 1 cm e 3 cm. Quindi 13 mm con questo elettrodo da 2,5 mm, che è quello che c'è in dotazione all'interno della confezione. Quindi montiamo l'elettrodo ed iniziamo. Sembra che la saldatrice sia riuscita a saldare meglio di quella da 80 A rispetto alla recensione della scorsa volta.
Quella che sentite è la saldatrice da 80 A, quindi il modello precedente, utilizzando lo stesso elettrodo di poco fa, ovviamente impostando al massimo, quindi a 80 A, la vecchia saldatrice. Adesso proverò a fare lo stesso tipo di saldatura sullo stesso pezzo di metallo. Devo ammettere però che quella da 80 A è riuscita ad ottenere praticamente un cordone molto simile a quello che ho ottenuto con la saldatrice da 120. Quindi si è difesa comunque bene, è riuscito a saldare. Ragazzi, questo è il massimo che io riesco a fare con una saldatrice, però non è andata male. Te lo devo dire, eh. Non sai saldare. Secondo me, non sai saldare. Non sai saldare, non sai saldare. Ok. E allora, ragazzi, io ho finito, ho fatto finalmente questa comparativa, dovevo farla ieri, invece ho ritardato fino ad oggi. E come possiamo vedere, i cordoni di saldatura vengono per il livello hobbistico vengono bene. Io non so saldare, non sono capace di ottenere delle buone saldature, però il metallo che finora ho saldato, ho costruito 4 o 5 progettini miei personali che stanno reggendo perfettamente, pur non essendo esteticamente il massimo, considerando che poi comunque il metallo, il cordone di saldatura va smerigliato e dipinto, quindi questo tipo di saldatura potrebbe andare bene anche per voi se avete necessità di una saldatrice che vi aiuti solamente a unire dei pezzi di metallo, quindi completare i vostri progetti anziché andare dall'amico a far chiedere di saldarvi il metallo, andare dal fabbro per dare 2 punti, così risolviamo il problema. Queste sono delle saldatrici di fascia economica, di fascia hobbistica, che però da quello che ho appreso dal web e da quello che ha scritto anche Daniele Cogoni, anzi che saluto, che ha scritto a Parkside Italia Mania, che è un gruppo Facebook il quale anzi vi invito a visitare, iscrivetevi. Daniele appunto ha fatto una descrizione tecnica in base alla sua conoscenza di questi utensili e ne ha parlato abbastanza bene rispetto a quello che c'è in giro sul mercato come livello di saldatrici. Questa saldatrice si piazza abbastanza decentemente. Io non sono un esperto nel settore, quindi mi limito solamente a dirvi che non è malaccio e dimostrarvi che anche una persona che non è capace riesce ad unire del metallo, spesso 13 mm, senza alcun problema, e riesce a lavorare senza fatica. Invece l'altra ha un pochettino più di difficoltà. Ad 80 A con l'elettrodo da 2,5 mm è riuscito comunque a lavorare bene anche il modello vecchio. Detto questo, fatto questo video velocissimo solo per il piacere di condividere con voi il funzionamento della nuova saldatrice della Parkside. E spero vi sia stato utile, vi sia servito a togliervi qualche dubbio. Vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo e vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se l'avete trovato utile, attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua giù e ci vediamo per i prossimi video. Ciao ragazzi!